Avete presente gli spari dei fucili da caccia che si sentono in questo periodo? Ecco, tenete conto che dopo le ore 9 del mattino non si dovrebbero sentire perché dopo quell'ora sono solo le specie protette tendenzialmente a muoversi. Brescia è maglia nera in quanto si riscontra il 18% di tutte le denunce d'Italia. Noi abbiamo voluto, insieme ai colleghi Gianpietro Maccabiani al Consiglio regionale Lombardia e insieme a Chiara Gagnarli di Commissione Agricoltura, andare sul campo e vedere in che cosa consiste un antibracconaggio e vedere come opera il corpo forestale. E l'abbiamo fatto anche con dei volontari del CAPS che aiuta il corpo forestale nella propria azione. E devo dire che è un lavoro enorme, un lavoro incredibile. E bisogna fare qualcosa per contrastare il fenomeno del bracconaggio, che sarebbe anche nell'interesse degli stessi cacciatori. Perché quello che fa il corpo forestale, quello che chiediamo noi, di tutelare la biodiversità, il patrimonio di biodiversità che abbiamo. Perché dobbiamo considerare che la legge italiana, in particolare la 157 del 92, difende la fauna come patrimonio indisponibile dello Stato. E quindi andare a cacciare anche tutte le specie protette, paradossalmente va anche in contrasto a quello che è la passione del cacciatore, indipendentemente da come uno la possa pensare. Tenete conto che settimana scorsa il nucleo operativo antibracconaggio ha sequestrato ben 7 fucili, 150 archetti, 3.000 trappole, 80 reti per uccellagione, 110 esemplari vivi e 650 esemplari protetti per denunce, per un numero di 25 denunce. E quindi quello che noi vogliamo chiedere al governo sicuramente un interesse maggiore specifico per quanto riguarda la provincia di Brescia, tenuto conto anche che ci sono dei problemi che riguarda il corpo forestale, ovvero la riorganizzazione che passerà sotto il comando dei carabinieri e i mezzi che hanno a loro disposizione, che sono a dir poco ridicoli se teniamo conto del fenomeno del bracconaggio. Ecco, Voi noi abbiamo. come Movimento 5 Stelle avete presentato anche un'interrogazione parlamentare? Sì, abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare anche a seguito dei fatti di cronaca che enunciavo qualche tempo fa, tra i quali anche il sequestro delle reti irregolari che venivano vendute e commercializzate a Montisola. E abbiamo voluto porre il faro su questa cosa e anche per questa ragione abbiamo partecipato all'operazione Petti Rosso, così si chiama, organizzata appunto dal nucleo operativo antibracconaggio, per vedere le difficoltà che si riscontrano e per vedere anche la portata del fenomeno.